Cambiamo decisamente argomento, andiamo sul volley, parliamo di europei maschili, questa sera alle 20.45, in realtà in diretta dalle 20.35 su Rai 3, la nostra nazionale sarà in campo a Montpellier in Francia contro la Grecia dopo la vittoria schiacciante di ieri contro il Portogallo. Andiamo a sentire come stanno i ragazzi di Blengini con Maurizio Colantoni. Rompe il ghiaccio e vince all'esordio, nell'europeo più lungo, a 24 squadre in 4 paesi differenti. A Montpellier l'Italia supera il Portogallo e pensa a crescere, al futuro, a quando arriveranno le gare che conteranno veramente. Intanto la vittoria fa crescere il murale, l'elemento più importante della nazionale di Gianlorenzo Blengini è sempre in bella evidenza la forza del gruppo, un gruppo che sa che deve ancora crescere e lavorare. Sarà fondamentale approcciare bene di testa e sposare quella che è un'idea, che è quella di spingere nelle partite, perché attraverso le partite giocate con intensità, al di là dell'avversario, al di là di come va l'andamento dei set, ma giocate con intensità si può migliorare il proprio rendimento, che è quello che vogliamo, perché per arrivare in fondo in un torneo così difficile bisogna crescere di partita in partita. 3 punti, intesa centrali perfetta, Anzani e Piano con Simone Giannelli in regia ed un pensiero alla prossima sfida in questa prima fase francese con la Grecia. Un'Italia che mette un mattone in più, un'Italia che costruisce il proprio percorso. Ci pensi a vincere l'Europeo? Chi non ci pensa? Ci pensano tutti, noi siamo qua per questo, quindi ci proveremo con tutto noi stessi e vedremo, chi vivrà vedrà. Potenzialità immensa per un'Italia che sta mettendo a profitto il lavoro svolto, sapientemente guidata da un capitano in forma smagliante, Ivan Zaisser, ispiratore di una squadra che vuole tornare presto sul podio.